Considerando che l'attività fisica va adattata e individualizzata a seconda del paziente oncologico in questione, possiamo andare a modulare l'attività dall'esercizio più semplice a quello più complesso, partendo dal corpo libero fino all'utilizzo di piccoli attrezzi, considerando che tutta l'attività va effettuata outdoor, quindi all'aperto. Le linee guida dell'HSM, quindi dell'American College of Sport Medicine, suggeriscono che prima di iniziare qualunque protocollo di attività fisica andrebbero monitorati i marcatori ematici, in particolar modo la conta dei globuli bianchi. Inoltre sarebbe opportuno per i pazienti affetti da anemia cercare di ridurre questo livello di anemia prima appunto di andare ad eseguire qualunque tipologia di protocollo di attività fisica. Se un paziente decidesse di sottoporsi a qualunque protocollo di attività fisica, è bene ricordare che per via dell'incremento della portata ematica a seguito appunto dell'esercizio fisico è sconsigliato di eseguire tale esercizio dopo 2 ore da qualunque somministrazione per via orale del farmaco oncologico e dalle 24 ore successive se tale somministrazione avviene per via endovenosa. Sarebbe opportuno consultare un medico se prima di eseguire qualunque attività fisica si dovessero avere ancora gli effetti collaterali della terapia. È opportuno inoltre avere un adeguato livello di idratazione e nutrizione per riuscire ad eseguire al meglio il protocollo di attività fisica proposta. Se a seguito dell'esercizio fisico dovessero sopraggiungere sintomi quali nausea, vomito, senso di stordimento, vertigine o un repentino calo ponderale, è opportuno interrompere immediatamente l'attività fisica e consultare un medico. Gli esercizi che mostreremo adesso sono quelli adatti alla fase di riscaldamento. Gli esercizi che mostreremo adesso sono quelli utilizzati per l'allenamento degli arti superiori.
caso di tumore al seno è assolutamente sconsigliato di fare eseguire al paziente che si approccia all'esercizio movimenti che possono indurre un'abduzione e quindi generare una compressione nell'area operata. Sarà possibile comunque eseguire esercizi che coinvolgono i muscoli pettorali in una fase successiva alla prima ripresa dopo l'operazione di rimozione del tumore. Quando si considera un paziente che ha avuto o che ha un tumore al polmone, soprattutto se questo riguarda l'apice, nel momento in cui questo si approccia ad eseguire un esercizio fisico, cercare di evitare tutti quegli esercizi che mandino in compressione lo stretto toracico superiore, soprattutto se l'esercizio è eseguito bilateralmente. Sarà possibile comunque eseguire degli esercizi in questo caso che coinvolgono i deltoidi, la parte superiore del pettorale, in un momento successivo a quello rispetto alla ripresa a seguito dell'operazione. E adesso vi mostreremo gli esercizi per gli arti inferiori. In un paziente oncologico con tumore alla prostata sarà opportuno evitare, soprattutto per quanto riguarda l'esercizio aerobico, tutti quegli esercizi ciclici che impongano al paziente di avere una compressione sulla prostata. Sarà pertanto sconsigliato la somministrazione di attività fisica eseguita su ciclo ergometro. Sarà comunque possibile eseguire tali esercizi in una fase successiva alla rimozione del tumore, quando già i parametri del paziente saranno stabili e non ci sarà dolore alla compressione. Gli esercizi che vi mostreremo di seguito sono quelli adatti per la stimolazione della core stability e dell'equilibrio specifico.
quanto riguarda il paziente con tumore al colon, non ci sono particolari controindicazioni alla somministrazione di esercizio fisico. Tuttavia è bene ricordare che l'utilizzo dei muscoli addominali o comunque quella regione del core andrà a determinare un aumento della pressione intraaddominale che di conseguenza favorirà il transito del materiale fecale a livello appunto del colon. Quindi questo potrebbe determinare un aumento dell'irritazione locale. È pertanto necessario andare a modulare opportunamente la quantità e la modalità di esercizio somministrata a questa zona in questa particolare tipologia di pazienti. E adesso vediamo insieme qualche esercizio per la mobilità articolare. Per tutti gli altri tipi di tumore, sarà bene inquadrare quali sono le problematiche specifiche che ogni paziente manifesta e pertanto modulare l'esercizio di conseguenza, sia come modalità che come intensità, al fine di riuscire a completare l'esercizio senza dolore e senza che gli effetti avversi dello specifico tipo di tumore si manifestino.